Bentornati a Il Faccia a Faccia sui Grandi Vini. È tempo di vendemmia, di raccolta delle uve. Le operazioni sono in corso pressoché in tutta Italia e addirittura in alcuni casi sono pressoché concluse. E quindi in questa settimana vogliamo proprio approfondire questi argomenti, ma non solo, tracciare un quadro di insieme dello stato dell'arte del sistema vino italiano alla vigilia di una ripresa, quella autunnale, che porterà anche eventi finalmente, iniziative, momenti di confronto, dibattiti e anche aspetti legati a scelte del governo, scelte appunto delle istituzioni su come mettersi alle spalle una fase complicata e difficile come quella che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo tuttora. Lo faremo in compagnia del presidente di Assoenologi, Riccardo Cotarella, che è con noi e a cui diamo il benvenuto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, parliamo con lei dei numeri in premessa, con i quali si è introdotto il tema della vendemmia quest'anno in Italia. Parlo delle previsioni vendemmiali presentate i primi di settembre, ormai è passato già qualche settimana, quindi potremmo anche già avere qualche riscontro più attuale. Nell'occasione della presentazione delle previsioni vendemmiali curate dall'Unione Italiana Vini, da Ismea e da Assoenologi, si è parlato di un raccolto in Italia quest'anno da 47,2 milioni di ettoliti di vino. Ciò ci conferma al vertice produttivo internazionale, ma giustamente lei in quella conferenza stampa ha sottolineato quanto tutto sommato all'Italia non importi più questo primato quantitativo, ma dobbiamo un po' sbloccarci sui temi ancora più importanti di natura qualitativa e quindi del valore. Ecco, partiamo da questo. È stato molto chiaro nel suo intervento, volevo sapere un po', la sua opinione in merito. Guardi, intanto direi che il problema non importa l'Italia è un po' riduttivo. Io ritengo che tutto sommato possa essere anche dannoso questo primato, non perché siamo i primi a produrre tanto, ma perché questo comporta poi un dislivello, diciamo, non coerenza tra produzione, tra domanda e offerta, no? Noi quest'anno, per il coronavirus, ma comunque sia tutti gli anni, abbiamo delle giacenze in eccesso che comportano semplicemente che cosa? Un abbattimento del prezzo unitario. Quindi, sinceramente, non trovo la minima soddisfazione, né tantomeno l'orgoglio, di dire l'Italia è il primo paese produttore in quantità. Io preferirei essere il secondo, il terzo, il quarto, ma avere quel valore intrinseco, diciamo, materiale e immateriale dei nostri vini. Diversamente, se noi non diamo ai produttori un minimo di luce in fondo al tunnel, che non li veda penalizzati da questo dislivello, da questa diciamo, differenza tra domanda e offerta, beh, io a volte mi domando e dico come fa un produttore a continuare a fare il suo lavoro, specialmente parlo di quei contadini, produttori diretti, che vanno in vigna dalla mattina alla sera. Quindi non voglio che si faccia, non voglio. Assoenologi non fa nessuna enfasi sul fatto che siamo i primi produttori al mondo per quantità. Forse secondo me lo siamo per qualità, il che è ancora più penalizzante sapere questo e sapere che il valore dei nostri vini invece non raggiunge quel livello di dignità a volte che dovrebbe raggiungere grazie anche al fatto che produciamo più di quello che il mercato richiede. Ecco, ma questo del valore è un tema che ovviamente si trascina da anni e di cui il sistema paese, il sistema Italia, parla ormai da tempo di come fare a invertire questo trend. Lei che proposte ha in tal senso, ora anche nella fase storica, economica complessa che tutti noi stiamo vivendo? Ma guardi, noi non abbiamo nessuno di noi ha la bacchetta magica per risolvere d'emblée dalla mattina alla sera un problema atavico che l'Italia ha, nonostante i grossi progressi che sono stati fatti a livello di qualità, a livello di comunicazione. Il problema che l'unica arma che ha il produttore, l'unica arma che ha il produttore puro è quella di dire di produrre tanto quanto il mercato richiede. Allora si rovescia il problema sul mercato, cioè come possiamo far sì che il mercato richieda non soltanto più vino, ma lo richieda anche a prezzi superiori a quelli attuali. E qui il discorso si fa un po' complicato, perché comunque sia un segnale importante ce lo danno parecchi consorzi italiani che hanno non solo
abbassato la resa per ettaro dei DOC, ma addirittura hanno bloccato anche l'impianto di nuovi vigneti. Questo è un segnale molto importante, molto significativo e esplicativo, perché c'è questa necessità. Cioè, finché noi offriamo una quantità superiore al mercato, siamo sempre lì. Ci sarà guerra tra noi, anche perché noi andiamo benissimo come qualità, mediamente bene come comunicazione, ma abbiamo un tallone d'Achille che si chiama sistema, fare sistema, che è tipicamente italiano. Quindi, se noi riusciamo a risolvere un po' questo sistema, comunicazione, raccontare chi siamo, dove siamo, che cosa abbiamo, la nostra trasversalità, la nostra completa e assoluto, nessuno primato nella biodiversità totale dei vitigni, dei territori, dei viticoltori, dei dialetti in vigna, no? E allora forse riusciremo a dare al nostro vino quel valore che andiamo cercando da anni e che non riusciamo a darlo, salvo logicamente casi eccezionali che però sono eccezioni e quindi non la regola. Ma questo ruolo, dal suo punto di vista, a chi spetterebbe maggiormente questa sorta di regia? Guardi, io sono dell'idea che comunque noi non possiamo sempre chiedere ai politici, alla politica. Cioè, finché siamo assistiti e basta, questo non agevola né, diciamo, l'innalzamento culturale di noi addetti, né ci dà un motivo di voglia di fare qualcosa in più. Quindi, quello che io suggerisco, lei pensi che noi come assenologi abbiamo, pur mantenendo il baricentro sul settore tecnico, sulla produzione, stiamo spostando molto la nostra professione sulla comunicazione. Cioè, noi non ci raccontiamo come paese, noi ci raccontiamo come Riccardo, come Giovanni, come Franco, cioè produttore singolo che a volte facciamo meno anche di ricordare la regione dove lavoriamo. Che cosa ne consegue? Che il nuovo mondo, quello che si appresta al consumo, ma anche quello che già in parte e al dentro del consumo del vino, non fa riferimento a un paese. Io ho il piacere e l'onore di lavorare in Francia e vi posso garantire che lì, prima di tutto, il vino è Francia. Da noi il vino non è Italia, è azienda. E questo comporta una misconoscenza, una conoscenza inferiore del prodotto. Quindi fare sistema, fare una buona comunicazione, non perché sono un enologo, ma vi posso garantire a tutti che la qualità del vino italiano, pur avendo ancora molta strada da fare, perché non esisterà mai il vino perfetto, almeno in quanto cambiano le stagioni e cambia il mercato, bene, la qualità del vino italiano ha fatto dei salti pazzeschi. Se avesse fatto l'uno per mille del salto che ha fatto la qualità, la comunicazione e il far sistema, saremmo ben avanti, più avanti di come stiamo oggi. Non ci sono altre cose da fare. Noi abbiamo un patrimonio da raccontare al mondo che non ha nessun paese. Nessuno. Dice, ma quante zone, quanti territori ha l'Italia? Nessuno lo sa. Tanti sono, tanto diversi. Un patrimonio di vitigni che nessuno ha, oltre 500 vitigni autoctoni. Quindi, siccome oggi il vino è destinato anche a dissetare chi ha sete di cultura, e quindi chi ha sete di cultura vuole conoscere tutto di un vino. Chi lo fa, dove lo fa, la stagione, l'enologo, il proprietario. Ecco, noi dobbiamo sforzarci in questo. E ripeto, secondo me è un impegno che i produttori e anche, diciamo, coloro che sono complementari ai produttori, a dire chi imbottiglia il vino piuttosto che chi commercializza il vino, no? Si devono adoperare per far questo. Diversamente rimaniamo sempre un paese produttore di vino con la magra, e io dico negativa, caratteristica di essere il maggior produttore per quantità al mondo. Beh, questi sono temi che appunto abbracciano la consapevolezza, anche la mentalità, e lei ha accennato anche la cultura sicuramente. Voglio citare un'intervista che ha fatto rumore in queste settimane, anzi delle dichiarazioni, quelle del produttore Angelo Gaia, che ha esternato attraverso un suo comunicato stampa delle sue opinioni sullo scenario attuale del mercato italiano. Problematiche legate alla giacenza, al valore, alle ricette per riequilibrare il mercato e anche criticando alcune scelte fatte dal Ministero e anche dal tavolo che ha incentivato scelte a favore della distillazione di crisi che però poi non hanno riscosso un grande successo. Ha già in parte
risposto precedentemente, però le volevo chiedere proprio un'opinione sulle parole di Gaia. Ma Angelo Gaia è un'istituzione, come tale, quando parla, ha il suo significato, la sua profondità. Io però sono dell'idea che comunque sia non possiamo sempre far conto sull'assistenza, sempre su chi ci deve aiutare a uscire da un problema. Certo, non nascondo neanche io che un aiutino in più da parte del governo sarebbe stato sicuramente gradito, ma qui parliamo che abbiamo mandato di lì in destilleria, per quanto diciamo basso, sicuramente bassissimo, è stato diciamo il contributo da parte del Ministero. Devo riconoscere che molte regioni virtuose, in primis la Campania e non solo, hanno contribuito ad innalzare questo valore del vino da mandare in destillazione, addirittura mandandole sopra il prezzo di mercato. Però credo che non solo quel piccolo contributo in più che poteva dare il Ministero a risolvere la situazione. Sì, diciamo che è una goccia d'acqua nel deserto. Qui il problema è strutturale e il virus è stato anche l'elemento che l'ha messo in evidenza questo problema. Sono bastati 2 mesi di lockdown per vedere che il vino praticamente è sceso in crisi. Però attenzione, è sceso in crisi un certo tipo di vino, anzi un certo tipo di mercato. La cosa più in questo momento negativo, perché non possiamo dire che non sia un momento negativo, c'è una consolazione, secondo me. No, secondo i numeri. Il vino comunque non ha diminuito il suo consumo in termini importanti durante i mesi di marzo e di aprile. E questo è già stato un dato importante. Diminuito, ma non così pesantemente. Ma guarda caso, come siamo usciti da una vita normale o paranormale, giugno, maggio, giugno, luglio, agosto maggiormente, molte aziende virtuose, e per virtuose intendo chi ha una certa organizzazione commerciale, hanno venduto più vino dei stessi mesi dell'anno precedente. Che cosa significa questo? Che il vino comunque è un prodotto che non abbandona mai l'umore del genere umano. Basta un minimo ritorno alla normalità, alla convivialità, all'amicizia, allo stare insieme, che il vino non manca mai. E allora, detto questo, al di là del momento di crisi che abbiamo vissuto, stiamo vivendo ancora un po' adesso, Dio ce ne libri da un altro momento di lockdown nel prossimo futuro, cioè il vino sarà lì e si riprenderà. Logicamente, in tutto questo, non dobbiamo dimenticare che l'esperienza passata sarà molto utile per quelle che sono le decisioni del futuro, specialmente per quanto riguarda i prezzi di certi vini, per quanto riguarda una certa esteticità nel presentare i vini, no? Materiali costosi, bottiglie pesantissime, eccetera, eccetera. Io penso che ritorneremo più all'essenziale, cioè ritorneremo al vino. Sarà sicuramente qualcosa di positivo, perché comunque sia, forse eravamo andati un po' oltre a quelle che sono le normali condizioni per far sì che il consumatore si potesse avvicinare al vino con una certa possibilità. E non soltanto per pochi, almeno per certi tipi di vino. Cambiamo argomento e parliamo anche dell'attualità che sarà nelle prossime settimane con l'autunno, incrociando le dita, giustamente come diceva anche lei rispetto al trend del coronavirus, ripartiranno finalmente degli eventi con il vino al centro. Sarà in prima battuta il caso del Merano Wine Festival che comunque si svolgerà a novembre in Alto Adige e poi ci sarà comunque un ritorno a Verona. Dopo l'annullamento di Vinitaly dal 22 al 24 novembre si svolgeranno 3 giorni di eventi molto importanti nell'ambito di Wine to Wine, all'interno del quale si inserisce anche il vostro congresso che si svolgerà appunto a Verona. Quali saranno i temi al centro di questa edizione? Guardi, prima di parlare dei temi volevo fare una riflessione su questi eventi e mi rifaccio a quello detto prima, cioè la comunicazione. Noi, ma non solo noi, i consumatori, chi ama il vino, gli operatori a qualunque titolo, gli amministrativi, i commerciali, i produttori, gli imbottigliatori, abbiamo sentito fortemente la mancanza di questi eventi, proprio perché il vino è cultura. E chi si avvicina al vino, chi ama il vino, chi lo vuole conoscere tutto. E questi momenti sono propedeutici
a dare soddisfazione a queste richieste. Cioè, la mancanza del vinile è stata una mancanza gravissima, logicamente non se ne poteva fare a meno, ci mancherebbe altro, ma è stata una mancanza molto molto grave. Perché? Perché è stato un momento, è un momento non soltanto di mercato, di comunicazione, di festa, di stare insieme, di degustazione, ma anche altre attività sono state cancellate che riguardano il vino. Certo, il vinile lì è l'aspetto più importante. Ora, speriamo che il Paleterno ci dia la possibilità di realizzare questi eventi autunnali, tra cui Milano Wine Festival, anche il MiWine di Milano e soprattutto il Wine to Wine di Verona, che per noi sarà un mini Vinitaly, un piccolo Vinitaly. Parliamo di 3 giorni, con non più di 400 aziende espositrici. Lavoreremo molto via web, perché logicamente non è garantito che molti operatori possano venire dall'estero, anche se giapponesi e americani hanno dato già la loro adesione. All'interno di questo evento importante abbiamo inserito il nostro congresso. Lei pensi che i nostri congressi si sviluppano sempre o d'estate o diciamo a fine autunno, inizio inverno, dove partecipano più di 1.000 persone. Siamo costretti ad andare praticamente in chiusura di adesioni perché non abbiamo più spazi. È un momento di 3 giorni di festa, di degustazioni, di scambio di idee fra colleghi. È un congresso partecipato anche da non enologi, quindi da persone che vogliono sapere, dagli enologi, tastare un po' il polso della salute del vino da noi. Quest'anno affronteremo in una sola giornata due temi importantissimi, vino e salute. Non so se lei ha seguito la diatriba fra asse enologi, Come no? fra dire da Riccardo Cotarelli in quanto firmatario di una dichiarazione e certi pseudo intenditori e anche certi medici che magari erano più in televisione che nelle cliniche per curare i malati. Noi abbiamo fatto una dichiarazione molto semplice, basata su studi che noi abbiamo e abbiamo poi mostrato, in cui abbiamo detto bere vino può igienizzare, non curare, igienizzare in quanto prodotto alcolico il cavo orale. Bene, non sto a dire le critiche che abbiamo ricevuto, ma ci sono scivolate come acqua sulle spalle. E noi a Verona presenteremo tutti gli studi, decine di studi delle università americane, italiane, tedesche, inglesi, che sostengono, secondo noi, forse anche un pochettino, non dico troppo, ma insomma, cioè, ci spiegheranno perché. L'effetto del vino sulla salute, specialmente sulla circolazione, no, vascolare, piuttosto che sull'apparato respiratorio. Quindi affronteremo il problema, l'argomento proprio a Verona su vino e salute. Parteciperanno due figure importanti, il dottor Zangrillo della San Raffaele di Milano e il dottor Vincenzo Montemurro dell'ospedale di Palermo. Poi celebreremo come tutti gli anni il nostro personaggio dell'anno, che per motivi di riservatezza non posso svelare, lo diremo lo stesso giorno, comunque è un personaggio che ha fatto la storia del vino italiano, non produttore delle altre cose. E poi celebreremo un vino. Ci siamo domandati, ma qual è il vino? Qual è il fenomeno all'interno del vino italiano che va celebrato e va studiato? Perché in qualche maniera possa, difficile, ma possa essere anche parzialmente ripetuto, il Prosecco. Non c'è ombra di dubbio. Quindi avremo non soltanto ospiti i due governatori delle regioni interessate, vale a dire Zaia per il Veneto e Federica per il Friuli Venezia Giulia, avremo i presidenti dei consorzi, avremo degli storici, abbiamo dei tecnici che hanno studiato il territorio del Prosecco e per la prima volta in maniera ufficiale verrà fatta la degustazione del Prosecco Rosé. Quindi i nostri congressi sono sempre ricchi. Adesso, questo è molto concentrato perché sarà un giorno di lavori in profondità. E poi, come sempre, presenteremo le novità della tecnologia vitivinicola dove l'Italia è padrona al mondo. Io ho modo di girare per lavoro tante cantine all'estero che seguo come consulente enologico: Giappone, Spagna, Romania, Francia, America, Israele, Russia. Beh, credetemi. Io entro sempre con un orgoglio pazzesco vedendo la tecnologia italiana in primo piano, no, in tutte queste cantine. Ecco, io forse vorrei che il vino italiano in qualche maniera avesse
avesse la stessa considerazione e visibilità che ha la tecnologia vitivinicola italiana. Questo è l'augurio che faccio a me stesso e a tutti i produttori. Quindi questa è la nostra giornata congressuale che si terrà a Verona il 22 di novembre. Anzi, approfitto per invitarlo, così sono sicuro che apprezzerà, avrà modo di apprezzare ciò che fanno gli enologi italiani. Beh, certo, grazie dell'invito, Presidente. Sarà sicuramente una bellissima occasione di confronto e ripartenza. È un piacere conversare con lei, però anche online il tempo purtroppo è tiranno. Io avrei qualche altra domanda da farle e confido nella sua rapidità di risposta perché vorrei proprio Saremo fare qualche brevissimi. botta e risposta. Una non sarà facile, però le chiedo uno sforzo. Una novità che è arrivata nel testo unico con la conversione in legge del decreto semplificazione riguarda appunto lo snellimento delle procedure per convertire un vino DOC in DOCG, anticipare la vendemmia al 15 di luglio. Insomma, c'è finalmente un po' di movimento riguardo a dei temi di cui si è parlato tanto. Qui sarò tranchant, soddisfatto o no di queste decisioni? Lei mi ha chiesto di essere breve, io sono brevissimo, due parole. Era ora. Perfetto, finalmente. Sono E stato poi la breve? prossima è... Prego. Sono stato breve? Brevissimo e anche efficace nella risposta. Bene. Ecco, il lato della sua professione, ecco, mettendo un attimo da parte i panni istituzionali di presidente di Assonologi, vorrei anche fare due riferimenti personali sul suo lavoro quotidiano. Se c'è un vitigno oggi con il quale lei preferisce lavorare. Non posso rispondere perché, guardi, ogni vitigno col quale lavoro ho soddisfazioni continue, parlo di quelli italiani, ma in certe zone, Bolgheri per esempio, anche vitigni che io comunque ritengo italiani dal momento che sul territorio italiano hanno delle performance incredibili, è difficile perché poi siamo talmente ricchi che sceglierne uno, due o dieci o mille è veramente difficile perché poi ogni vitigno alla sua storia, al suo territorio, all'amore dei suoi produttori, è la nostra ricchezza. Le dico soltanto un esempio brevissimo sull'Etna, quindi paesaggio spettacolare anche per la viticoltura, no? Bene, ci sono delle piante che attraversano due sezioni di terrazzamenti delle viti. Allora, al di là, sicuramente danno anche un buon vino. Ma al di là che diano vini di alta qualità o diciamo di qualità un pochettino più bassa, non è il caso del Nello Mascalese, logicamente, vedere queste piante e sapere che sono lì da 100 anni, beh, al di là del lato tecnico, l'amore è istantaneo. Quindi, o perché sono vecchi, o perché danno vini eccezionali, o perché hanno dei ricordi particolari, o perché hanno rivalutato tantissimi, tante regioni. Non ci dimentichiamo che fino a 40 anni fa esistevano alcune zone della Toscana, alcune del Piemonte. Oggi l'Italia è un fiorire di territori che hanno il loro vino, la loro terra, il loro clima e i loro produttori sono delle bandiere. Sono delle bandiere di quei territori. Quindi capisce da solo che dire quale preferisco, sinceramente, non sarei capace, non è che non voglio, non sarei capace. Bene, allora chiudiamo con una battuta. La domanda successiva è stata assorbita dalla sua risposta attuale. Ricordo una conversazione con lei di qualche anno fa. Eravamo seduti a colazione, parlavamo di temi simili a quelli di oggi e le chiesi una domanda che ora le ripeto. Le chiesi da dove arriverà il vino del futuro? Lei all'epoca mi rispose dal nord Europa quasi, ora non così nord, ma comunque mi ricordo che mi parlò di primi vitigni impiantati nel sud della Gran Bretagna. E ora, sguardando un po' il mondo e i cambiamenti che ci sono stati in questi anni, quelli soprattutto a livello meteo che ci saranno nei prossimi, qual è un paese nel mondo nel quale buttare un po' lo sguardo? Io alle mie spalle ho un mappamondo a colori, le chiedo un po' questo. Vedo, vedo. Guardi, da un punto di vista di novità, sicuramente i paesi meno caldi, no? O quelli che erano più freddi, quindi sicuramente i paesi del nord, si coltiva ormai la vigna anche in Svezia, cosa impensabile 10 anni fa. Però
Però io credo che non sia quello che chi ama veramente il vino va a cercare, cioè il paese che coltiva vino, che coltiva la vigna da qualche anno. Io ritengo sempre, ma lo dico con tutta sincerità, che le novità più importanti da un punto di vista qualitativo, da un punto di vista di ricerca, verranno dal nostro paese. Siamo talmente così esuberanti nelle nostre potenzialità che riusciremo, già lo stiamo facendo, a meravigliare il mondo. Ecco perché, ritorno alla prima domanda, non mi interessa nulla di essere il primo produttore per quantità. Abbiamo ben altri primati, ben altri pareti da scalare. Quindi le novità importanti per chi ama il vino verranno dall'Italia. Questo mi sia consentito grazie ai produttori e grazie anche all'opera di noi enologi. Bene, un bel augurio, grazie Presidente, è stato veramente un piacere conversare con lei e lo sarebbe ancora andando avanti. E io colgo occasione per i Avremo nostri. altre occasioni. Beh, sicuramente. Io colgo occasione innanzitutto per dire che nel nostro prossimo numero dei Grandi Vini, quello di ottobre, ci sarà un ampio resoconto in tutti i territori italiani. Della produzione, della vendemmia, dell'andamento, proprio in collaborazione con tanti tecnici di Assoenologi che siamo andati ad intervistare regione per regione e con loro faremo proprio un approfondimento preciso di come è andato il lavoro. Quindi appuntamento con il numero di ottobre. Mentre io saluto e ringrazio Riccardo Tarella per essere stato con noi, quindi l'appuntamento va al 22 di novembre a Verona con il congresso di Assoenologi e intanto le auguro anche buon lavoro nel proseguimento della vendemmia. Grazie Bellicci, grazie, tanti auguri anche a voi e grazie per i servizi che fate sul vino. Abbiamo bisogno, come ho detto prima, di comunicare. Questa è comunicazione pro vino. Grazie. Grazie a lei e buona serata.